Materie oscure, particelle elementari, mondi paralleli e animali parlanti. Questi sono alcuni dei regali che Sky Atlantic vi farà trovare sotto il vostro albero di Natale. Is Dark Materials, queste oscure materie, è una trilogia fantasy scritta da Philip Pullman, adattata in una serie TV prodotta da BBC ed HBO per la gioia di milioni di fan. Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda stagione. Nei prossimi minuti vi daremo qualche anticipazione, incontreremo i protagonisti, vi mostreremo l'immensa macchina produttiva che l'ha creata. Vi daremo anche un consiglio, molto semplice: se non l'avete vista, recuperatela on demand. Non vi servirà tanto per comprendere meglio quello che accadrà nei nuovi episodi, vi servirà soprattutto per entrare nel mondo di Lyra, perché la prima cosa che dovreste sapere su Is Dark Materials è che accade in un mondo alternativo al nostro. Ma dovremmo parlarne al plurale, abbiamo scoperto che ne esiste più di uno ed hanno caratteristiche molto diverse tra di loro. Nella seconda stagione entreremo in un mondo completamente nuovo. Si chiama Città Gaz, una nuova location interamente ricostruita in studio, nonostante sia molto ampia, eppure con una cura per i dettagli pazzesca. Un luogo a metà strada tra un disegno di Escher e una cittadina del Mediterraneo. Sembrerebbe quasi di stare in Italia. E la misteriosa Torre degli Angeli, al centro di questa cittadina arroccata su una collina, ad alcuni di noi potrebbe risultare familiare. Perché? Beh, prima di portarvi a fare un tour guidato per le strade di Città Gaz, vi mostriamo un breve estratto di un'intervista che abbiamo fatto a Philip Pullman in occasione dell'uscita della prima stagione. Qualcosa di inedito ed è una vera chicca per fan. Prima di iniziare questa intervista, abbiamo parlato della città di Bologna. A Bologna c'è questa torre meravigliosa. In verità sono due. Torre degli Angeli. La Torre degli Angeli a Città Gazze si ispira a quella torre, credo. Se mi seguite, vi porterò in un posto davvero speciale. Nella seconda stagione visiteremo un mondo completamente nuovo, Città Gazze, che per noi è stato un grande rompicapo. Ho visto oltre 120 location in giro per il mondo e abbiamo realizzato che l'unico modo era costruire un'intera città tutta nostra. E doveva essere credibile, il pubblico non doveva dire: ma è finta. Abbiamo cercato di renderla sofisticata lavorando sui dettagli. Se osserverete attentamente, vedrete delle figure capovolte sopra le porte. Indicano che in quella casa qualcuno è stato preso dagli spettri. Gli spettri sono sorprendentemente terrificanti. Qui siamo alla Torre degli Angeli. Guardandovi intorno vedrete una farmacia e un caffè, un'enoteca. Le scale sono peculiari in Città Gazze. Amo Escher, è più un matematico che un artista. Molti dei suoi lavori sono rompicapi, descrivono oggetti che si collegano. Rivestire la città con disegni connettivi per me è stato entusiasmante, come unire due mondi. Nella prima stagione abbiamo conosciuto Will, anche lui, cresciuto ad Oxford, ma la sua realtà è ben diversa da quella di Lyra. Nel mondo di Lyra, infatti, gli esseri umani sono accompagnati per tutta la vita da un animale, una specie di rappresentazione della loro anima, il Daimon. Inoltre, per Lyra è abbastanza comune avere a che fare con streghe o orsi corazzati parlanti. Non lo è altrettanto, come vedrete, andare al cinema o usare un telefonino. Città Gazze sarà il luogo dove finalmente si incontreranno. All'inizio ci sarà un po' di diffidenza, ma poi impareranno a fidarsi l'uno dell'altro, a completarsi e a proteggersi per questa nuova avventura che li attende. Lyra? Hai fame? Finalmente vedremo Lyra con qualcuno e qualcuno che la coccola. Avevamo visto egiziani aiutarla, ma nessuno si era mai preso cura di lei. Cosa che Will farà con amore e cura. Questo cambia la storia. Non è più da sola. Come ha detto Daphne, Will è amorevole, si prende cura delle persone. Quando lo abbiamo conosciuto si occupava della madre e cercava di condurre la sua vita. Ma le persone attorno a lui, i compagni di scuola, erano crudeli con lui perché non capivano cosa stesse passando. Pensando a Lyra, quando si incontrano hanno vissuto la stessa situazione. Le persone non sanno cosa abbiano passato e quanto abbiano lottato. Lyra è il pezzo mancante di Will e Will quello mancante per Lyra. Non è niente.
Una volta sono caduta da un albero e il bibliotecario, per paura che mi fossi rotta una gamba, mi ha portato in braccio dall'orto botanico al Jordan. E mi piace come si sviluppa il personaggio. All'inizio era spontanea, ma abbastanza scortese, piuttosto arrogante. Ma ha finito per diventare altruista. Philip Pullman l'ha descritta meravigliosamente. Sai, tu ce l'hai un Diamond, anche se non lo vedi. Tu lo vedi? Non ancora, ma lo vedrò. Mi piace perché è vera, è piena di contraddizioni che non si trovano facilmente nei personaggi. Di solito gli eroi sono perfetti, sono buoni fin dall'inizio e fanno tutto giusto, mentre Lyra incasina tutto. Lui è legato a questo posto. Ha una missione qui. L'abbiamo entrambi. Nel mondo da cui proviene Lyra, il potere è gestito da un'organizzazione ecclesiastica, il Magisterium, che nega l'esistenza di altri mondi e bolla come eretico chiunque provi a sostenere il contrario. Una congrega senza scrupoli che combatte l'evidenza scientifica pur di mantenere il più assoluto riserbo su quella che viene chiamata la polvere. Il loro nemico numero uno era Lord Asriel, al momento non reperibile, la loro migliore alleata, Mrs. Coulter. Ora, se avete visto la prima stagione sapete che questi due personaggi hanno un legame molto importante con Lyra, eppure questo non gli ha impedito di arrecarle dolori immensi. In particolare Marisa Coulter è stata capace di cose orribili e la strada per la sua redenzione sembra essere ancora molto lunga. Ce ne parla l'attrice che la interpreta, Ruth Wilson. Qual è questa profezia che non posso fermare? Penso sia ancora terribile. Ma inizierà a conoscersi meglio durante la seconda stagione. Al momento sembra aver perso il controllo. La vedremo spingersi al limite, diventare un'isola solitaria. Rompe i ponti con il Magisterium, con Lord Asriel, con sua figlia. Tutto il suo lavoro è stato distrutto e ora è una donna sola. È fuori controllo e sua figlia riesce ad essere sempre qualche passo davanti a lei. Sapete che vedo intorno a me? Nient'altro che fallimento. Neppure io sono immune ai fallimenti. So che avrei dovuto raggiungere Asriel in tempo e giuro davanti a voi tutti che mai, da ora in avanti, fallirò. Quindi è all'inseguimento della figlia, ma capisce che non può controllare lei o la sua vita e questo la rende un personaggio, se possibile, ancora più pericoloso. Te lo chiedo ancora una volta. Tu e le altre streghe viaggiate da un mondo all'altro? La vedremo comportarsi male. Specialmente con le streghe saprà essere crudele. Ma è un percorso che deve compiere per arrivare a comprendere meglio il suo lato nascosto. Philip Pullman ci ha dato il permesso di approfondire la sua psicologia e cercare di capire perché sia diventata la donna che è e come sia accaduto. Al Magisterium serve una guida forte e affidabile. Non un pingue fanfarone che non dice mai di no a un bicchiere di vino. Signora Coulter, perché dovrei fidarmi di lei dopo quanto è accaduto? E affronteremo il suo essere una donna in un mondo di uomini, i sacrifici che deve compiere, i compromessi che deve accettare o a che costo ha ottenuto il suo potere. Omicidio? Sarà un mio peccato, padre. Il mio primo atto. Il viaggio che ha portato Lyra a scoprire la verità sui suoi genitori, a comprendere meglio che cosa fosse la polvere, a perdere il più caro degli amici, a diventare una minaccia per il Magisterium e quindi una speranza di salvezza per gli altri mondi, non sarebbe stato possibile se non fosse stata aiutata da molte persone o creature. A partire da un orso corazzato di nome Yorek, che l'ha ribattezzata Lyra Lingua Argentina, o dal suo amico l'aeronauta Lee Scoresby, interpretato da Lin-Manuel Miranda. In questa seconda stagione ritroveremo anche le streghe, ma incontreremo anche dei nuovi personaggi. Come potete vedere, ci sono dei nuovi volti. Ma ora ascoltiamo che cosa ha da raccontarci Lin-Manuel Miranda sul rapporto molto particolare che lo lega alla trilogia di Philip Pullman. Lee, mi sembri strano. Non sono affatto strano.
Nel mondo non si parla che di quello squarcio nel cielo. Le streghe vogliono che ci uniamo alla lotta. Non siamo qui per parlare della lotta, ma per parlare di Lyra. Sono un fan del libro come tutti. Me ne sono innamorato quando lo lessi per la prima volta nel 2005. Lo ricordo bene perché avevo iniziato ad uscire con quella che poi sarebbe diventata mia moglie. E abbiamo festeggiato il nostro 10° anniversario di matrimonio 2 settimane fa. Ma abbiamo letto la trilogia nello stesso periodo qualche anno fa. Nelle relazioni ci sono delle cose importanti, come la prima canzone, il primo appuntamento. Questa è stata la nostra prima serie fantasy insieme. Associo sempre il libro a quei momenti magici. Mi sono informato su un uomo di nome Stanislaus Grumman. Lo conoscete? No? Su di lui girano varie voci. Pare che conosca il luogo dove si trova un oggetto che dona protezione magica. Viste le vicissitudini di Lyra, avevo pensato di procurarglielo, così da offrirle quella protezione. Ricordo ancora quando finii il primo libro di Philip Pullman, La bussola d'oro, e iniziai La lama sottile. Già dal primo capitolo esclamai: questo non è un nuovo universo. Qui c'è un universo di universi. Lo tenga con sé. E se avrà bisogno di me, lo stringa tra le mani e mi chiami. La sentirò ovunque mi trovi. Grazie mille. Ebbi una vertigine. E penso che il pubblico televisivo avrà lo stesso senso di disorientamento, perché ci verranno presentati degli universi diversi, uno a fianco all'altro, che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Ora la storia si svolge a cavallo di questi universi. Alla fine della prima stagione abbiamo visto questi due personaggi che lasciavano ognuno il mondo che conoscevano. Ma qui esploreremo nuovi mondi insieme. È un sogno che diventa realtà. Sto interpretando un personaggio di un libro che ho letto. È una sensazione incredibile. Lì, guarda. Davvero magnifico. Adattare per lo schermo le pagine di Philip Pullman non era sicuramente un'impresa facile, ma i risultati sono qui davanti ai vostri occhi. I mondi multipli di Dark Materials hanno sicuramente dato parecchio da fare al reparto scenografia, ma una serie in cui ci sono animali parlanti, creature volanti, oggetti magici, ha impegnato parecchio anche il team degli effetti speciali. Solo nella prima stagione c'erano oltre 1500 scene che contenevano degli effetti digitali. Sono stati animati 50 daimon per un totale complessivo di oltre 3 ore di immagini in computer grafica. Praticamente un intero film e anche abbastanza lungo. Ma a volte la sola potenza di calcolo non è sufficiente. Specialmente per animare i daimon, oltre alle più avanzate tecnologie, sono state utilizzate antiche tecniche da burattinaio. La cosa grandiosa di questa produzione è che non è realizzata solo con effetti digitali, dove devi guardare delle palline da tennis o cose del genere. Brian Fisher è un burattinaio e anima la mia scimmia. Creare dei riferimenti visivi mettendo delle palline su dei bastoni non funzionerebbe per questa serie. Vogliamo avere degli occhi, delle facce con cui le persone possano costruire una relazione. Dovevamo dare agli attori e ai registi qualcosa su cui potessero lavorare. Li facciamo parlare, interpretiamo le battute. È così che lavoriamo con gli attori per assicurarci che la scena sia credibile. E possiamo farlo solo usando delle marionette. Insieme abbiamo creato una relazione in cui lavoriamo sulla nostra psicologia. In ogni scena ci chiediamo: dove saremo? Cosa succede? Come ci sentiamo? Cosa fa la scimmia? Quindi siamo riusciti a costruire delle marionette semplificate con cui si possa interagire. La presenza del burattino permette di sviluppare il processo mentale dell'attore, che può rispecchiarsi nella marionetta mentre girano sul set. Diamo vita a quell'anima. E visto che siamo in un mondo fantastico, possiamo spingerci al limite e divertirci. La prima stagione di Dark Materials, queste oscure materie, si è conclusa con Lyra che attraversava il portale aperto da Lord Asriel. In questa puntata abbiamo cercato di farvi sbirciare oltre quella soglia. Ora, se avessimo un alethiometro, visto che dice sempre la verità, ci direbbe che questa serie vi piacerà. Se avessimo una lama sottile potremmo squarciare lo schermo, entrare nel vostro salotto e sederci a guardare con voi le nuove puntate. Se avessimo un cannocchiale d'ambra, beh, per quello dovremmo aspettare la terza stagione. Buone visioni e buon Natale!